È inutile suonare, non risponderà nessuno. Brava, ci siamo L'ho fatto io, ci scambiati siamo scambiati i ruoli, Tim. i ruoli. Qua stanno parecchie bussine, il cognome ce l'ha. È inutile bussare, non risponderà nessuno. Non hai tenuto bene il tempo, eh? Ma Sì, che avevano sopra e sotto. Da quanto tempo sono vuoti sopra e questa era almeno 2 anni. sotto? Quella di giù. Fa Però viene ogni tanto. vedere che la occupa, ma no, La no, non c'è. Non c'è. E qua invece? scusa, la sacra Miguel, sono io quasi un anno, di Che è più di un vuota. anno. Dico, No, stanno immobili. è vuota nel senso che non abita Non abita nessuno. nessuno, sì. Ritengo, mia figlia, mia nipote, il marito e il bambino, Qui qui dentro dentro. vivono tutti con te. Mia figlia tenuto guagnone, tre famiglie siamo qui dentro. Mio marito 1.100 al mese prende pensione. È stato in tre famiglie Tre qui dentro. famiglie. Se non credo. E non vi è venuto in mente di occupare abusivamente. No. Quindi è una questione personale il fatto di occupare o no. Perché c'è la colpa vostra? Devo uscire. Mia Per figlia, evitare di fare ho brutte mia figure. figlia, c'è un ragazzo di 18 anni. E la pelle con il marito e il bambino e vivono qua. E Con te e tuo marito. me e mio marito tengono i figli per Che abita qua pure. vabbè, sta con me, ma anche già devo un po', se c'è un'opportunità. O a qualcuno che altro abbia. I soldi, hanno chiesto i soldi. Sì. E quanto volete? 10.000 euro, 20.000 euro, che loro hanno fatto abuso. E quando se ne sono andate, hanno detto a voi che ti No, volevano. vabbè, facciamo la proposta. Dicevo, tanto, questo non è un figlio. Voleva 8.000 euro il figlio. Chi gli dà fatto abuso? E so che una volta che non le vedo, non si capisce. Ma quando stavano già Quando dentro, stavano già ma non li dentro. hanno mai buttati fuori. No, perché lei stava, il marito, la moglie e 2 bambini. E quindi non li hanno mai buttati fuori. No, poi si lasciavano. Se ne sarà pure andato, però la casa adesso la E possono vuoto. affidare a qualcun altro, no? Assegnare a qualcun altro. No. Vogliono. Voglio i soldi, vabbè, vuole i soldi il ragazzo, ma l'arca mica può chiedere i soldi per Ah avere una no, casa. L'arca no. dovrebbe sapere che in via Canduri 17, al decimo piano, ci sta una casa che possono dare a chi ha bisogno. Ma stai abusi mamma no, che va a casa sì. Sta vendendo la Sta vendendo quella che sta abusi. giù, Giù. ma quella che è vano condominiale, Allora, quella che ha adattato a sì. vano condominiale, lo sta vendendo 8.000 euro. Oh, sei. Moglie che non va. Pure quella di giù l'ha Sì, la pagata e non la sta paga. rivendendo. Sta rivendendo perché lei ha avuto la Parla una casa questione ancora. proprietaria la casa. Parla a vedere che sono i proprietari. È Capito? Perché lei ha impazzita. avuto la casa. Sei fair. Dantina un po' prima, no? Vogliono i soldi. Vuole 7.000 euro per averla. La sta vendendo. E te l'ha chiamata a te? Come? Sì, hai capito. Lo sapevo che ti avrebbe creato dei problemi. Sono messi in vendita tra i 7 e i 10.000 euro. Quanto? Tra i 7 e i 10.000 euro, Non posso dire. ti no. Hai la bella casa, lascia aperta. Resta dove stai. Sì, però. È di tua proprietà, lascia aperta. Vabbè, faccio l'abusivo pure io. No, non Provo fai. l'ebbrezza di essere abusivo. Ho capito cosa volevi dire. Volevi dire che pur avendo la tua casa potresti averne un'altra e fai rendita, Hai visto? e fai l'affare. Sì, perché pare che in un caso, viene da sorridere se non fosse che tanto la lacrima bisognerebbe versare. In un caso si tratta di una. Immobile condominiale diventato casa, occupato abusivamente, il cui abusivo ha ottenuto una casa popolare, quindi prima di andare via dice, sai che fa mo, faccio un po' di soldi e la vendo. Mi devo comprare i mobili nuovi, casa nuova. E la vendo. In un altro caso la sor diventa ancora. Ciao zio! Diventa ancora più complicata perché pare che. Ci siano degli abusivi che hanno in questo stabile due appartamenti abusivi. Due. In uno Lo vanno stesso proprietario. e vengono per Dell'altro. far vedere che. Nell'altro invece è proprio blindato, non c'è nessuno, Tino, non c'è nessuno, e quello sarebbe quello in vendita. E sarebbero state anche fatte delle proposte a chi in questo stabile stesso vive con tre nuclei familiari. Nella stessa abitazione, Tino, pensa che cose ingarbugliate. E quindi noi, proprio a quest'ultimo proprietario, chiediamo
che sta ai domiciliari nella casa che fu della mamma morta a febbraio del 2021, le cui chiavi non sono mai state consegnate all'Arca e il cui figlio non ha mai fatto una voltura, non c'è mai stato un regolare passaggio. Beh, andiamo a capire che cosa ci dici. Come può un abusivo avere in una casa e poi altri due che sono... Hai capito qualcosa, Ti? Tanto, tanto. Andiamo a domandare qual è la situazione. Andiamo, Ti, andiamo.